La Chiesa ci conduce dal deserto delle tentazioni al monte della trasfigurazione, dalla lotta alla festa, ma richiede movimento e disponibilità al cambiamento. È la grazia tipica di questo periodo. Ogni domenica noi cristiani ci ritroviamo per fissare lo sguardo su Gesù, per ascoltare la sua parola, per fare unità attorno a Lui, per affidargli le nostre croci e per chiedere il suo perdono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Spesso la nostra vita cristiana è opaca, per nulla attraente né contagiosa, perché povera di fede e di carità. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati che tolgono splendore alla bellezza del Vangelo. Spesso non troviamo il tempo per raccoglierci in silenzio, attingere alla fonte dell'amore e pregare. E così siamo opachi e mediocri. Signore, pietà. Tante voci, proposte vuote e notizie di morte ci attraggono più della tua parola. E così siamo superficiali e fragili. Cristo, pietà. Abbiamo paura a seguirti con generosità sulla via della Pasqua, sacramento del tuo amore che si fa dono per noi. E così siamo indecisi e insoddisfatti. Signore, pietà. Pietà. Che la nostra mediocrità, Signore, non deturpi i lineamenti del tuo volto, né ostacoli altri nell'adesione a te. Risplenda piuttosto su di noi la tua luce, affinché ogni persona, soprattutto i piccoli e i poveri, assumano il loro pieno valore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Preghiamo. Dio grande e fedele, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero, rinsalda la nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore docile, perché nell'adesione amorosa alla tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ecco, rimaniamo in piedi, il canto ci introduce ad ascoltare la parola del Vangelo, il Vangelo della seconda domenica di Quaresima. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni, Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra.
all'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Consentitemi di salutare innanzitutto coloro che attraverso questa diretta web ci ascoltano e partecipano alla preghiera con noi dalle altre parrocchie della diocesi e anche singole persone che sono collegate attraverso il computer. Il Vangelo che abbiamo ascoltato nella versione liturgica omette le prime parole che sono invece nel testo che voi avete nel sussidio. Dice Luca: circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. Quali discorsi? Se andiamo a vedere il testo del Vangelo, poco prima è accaduto che Gesù fa ai suoi discepoli una domanda, chiede: chi sono io secondo la gente? Cosa pensa? Cosa dice la gente di me? La risposta dei discepoli è immediata. Dicono: beh, alcuni dicono che sei Giovanni Battista, o addirittura Elia che è tornato, oppure uno degli antichi profeti che è risorto. A questo punto Gesù fa una domanda diretta che è rivolta anche a noi: voi chi dite che io sia? Anche qui è immediata la risposta di Simon Pietro: il Cristo di Dio, tu sei il Cristo di Dio, tu sei il Messia. A quel punto Gesù, dice Luca, ordinò severamente loro di non riferirlo a nessuno. Perché voglio sottolineare questo precedente al Vangelo di oggi? Perché oggi è la festa della cattedra di San Pietro, e allora ancora una volta il pensiero va verso il Santo Padre che sta terminando i suoi esercizi spirituali, perché la Chiesa è fondata sulla roccia di Pietro, cioè sulla professione di fede di Simon Pietro. Subito dopo Gesù non risparmia evidentemente a Simon Pietro e agli altri discepoli il suo progetto di vita e dice a tutti: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me e per il Vangelo, la salverà. Chi si vergognerà di me e delle mie parole? Di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. Parole che evidentemente preannunciano il primo annuncio della passione, nel quale Gesù dice che andrà a Gerusalemme e sarà riprovato dai sommi sacerdoti, dagli anziani del popolo. Dunque, questo è il contesto nel quale cerchiamo questa sera di continuare la nostra meditazione nel rapporto tra la fede e la carità. Anzi, stasera vogliamo comprendere un po' insieme come la carità è il modo di vivere la fede. Se noi crediamo, non c'è altro modo
di vivere la fede se non sperimentarla nella carità, manifestarla nella carità. Che cos'è dunque la vita cristiana? È una risposta all'amore di Dio. Dio ci ha amati per primo e la fede è la risposta a questo amore. Il sì della fede manifesta l'amicizia con Dio. Il Signore si è fatto nostro amico in Gesù Cristo nel momento in cui in Lui ha abbandonato il suo essere Dio, si è come dimenticato di essere Dio e ha assunto la nostra condizione umana. Pur rimanendo Dio, in Gesù Cristo ha vissuto in pienezza una storia umana fino in fondo, fino alla morte di croce, che rappresenta il dono di sé. Perché se vogliamo andare a scavare cosa significa vivere la carità, in ultimo significa questo, che ciascuno di noi fa della propria vita un dono a misura di Gesù Cristo. Se lasciamo spazio all'amore di Dio, noi entriamo in un contesto che potremmo definire genericamente un contesto di preghiera. Che cos'è la preghiera? Sant'Agostino l'ha definita è il desiderio di Dio. Quando noi desideriamo qualcosa, siamo dentro ciò che desideriamo nella speranza. Questo desiderio di Dio, che è la preghiera, lo stesso Gesù nella sua umanità lo ha vissuto e lo ha vissuto fino alla fine, fino in fondo, quando uscendo dal deserto dopo aver sconfitto il tentatore, Luca stesso ci diceva, ancora venerdì scorso, che sarebbe tornato al momento opportuno. E il momento opportuno sarà, lo sappiamo, il tempo del Getsemani, il tempo nel quale Gesù è prossimo alla prova definitiva. A che serve la preghiera? Non serve tanto a convertire Dio, a cambiare il pensiero di Dio. Per certi aspetti anche questo è vero, perché domenica prossima noi ritroveremo ancora Abramo. Voi ricorderete come Abramo, davanti alla decisione di Dio di distruggere Sodoma e Gomorra, cominciò una trattativa con lui. Gli disse: ma Signore, se ci fossero 50 giusti, tu non puoi distruggere la città. E il Signore disse: beh, se ci sono 50 giusti, risparmio. E se fossero 40? E se fossero 30? E se fossero 20? E così andando avanti, Abramo si spingeva fino all'impossibile, però il desiderio di Dio, il desiderio della salvezza dell'uomo che questa preghiera di Abramo incarnava, stava facendo cambiare il pensiero a Dio. Tuttavia stiamo ben attenti, perché il più delle volte quando noi ci mettiamo in preghiera o ci presentiamo davanti a Lui è perché Lui deve fare quello che diciamo noi. Veniamo qui e gli diciamo: ma come? Signore, non ti accorgi che io sto male? Non ti accorgi che i miei figli, mio marito, mia moglie, i miei amici sono nella sofferenza e tu che cosa fai? Ecco, questo è un modo che forse non è il più corretto, anche se è istintivo. Apprenderemo durante questa meditazione qual è l'incipit della preghiera, da dove si comincia. Qual è la preghiera dei poveri, la preghiera dei piccoli, la preghiera di coloro che non sanno pregare? Questa preghiera la incontreremo subito dopo il racconto della trasfigurazione. Sta di fatto che la preghiera
ha uno scopo ultimo, che è quello di trasformarci talmente nel profondo da portarci a dire, come dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo è lo scopo finale anche del nostro cammino nella fede e nella carità. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La fede è conoscere la verità e aderirvi. La fede ci permette di camminare nella verità e questa è la carità. La carità è camminare nella verità. Non c'è distanza e non c'è addirittura, come talvolta si pensa, opposizione tra ciò, tra la verità che la Chiesa annuncia e tende a salvaguardare e la carità. Non soltanto non sono due cose divaricanti, ma non vivono l'una senza l'altra. Dunque domenica prossima noi incontreremo, dicevo nella prima lettura, Abramo, che viene invitato da Dio a uscire dalla sua tenda. Dio gli dice: guarda il cielo, conta le stelle, se riesci a contarle. La tua discendenza sarà così, sarà numerosa come le stelle del cielo. Dice il libro della Genesi che Abramo credette a questa parola e ciò gli fu accreditato come giustizia. Poi c'è il momento dell'alleanza con Abramo, un'alleanza un pochino inconsueta per noi. Dio gli dice di prendere degli animali, di tagliarli a metà e di preparare il sacrificio. Alla fine sarà Dio stesso che manderà un fuoco per dire che ha gradito quel sacrificio. In quel momento Dio conclude un'alleanza con Abramo. Dunque, il punto di partenza del nostro cammino nella fede è l'alleanza che Dio ha stabilito con ciascuno di noi. Potremmo domandarci quando? Il giorno del battesimo. Forse noi non abbiamo neppure la memoria di quel momento, perché, come è consuetudine nella nostra terra, almeno allora si riceveva il battesimo pochi giorni dopo la nascita. Oggi ci sono famiglie che si rifiutano di battezzare i figli perché non comprendono il dono grande della fede, o forse perché non hanno la fede, e dicono: se vuole, quando è più grande, si battezzerà. E a me è accaduto di dover accompagnare al battesimo, e in questo momento ci sono nella nostra diocesi diversi giovani che si stanno preparando al battesimo. Abramo entra, per mezzo di questa alleanza, nell'amicizia con il Signore. Ed entra in un certo senso nella carità di Dio. In quel momento Abramo entra nella dimensione della fede, perché la fede gli consente di accogliere la parola di Dio. Perché la fede nasce dall'ascolto della parola, ce lo siamo detti la volta scorsa. Ma la fede si nutre attraverso la carità. Vedete, noi partecipiamo alla messa ogni domenica, alcuni di noi ogni giorno. Nell'Eucaristia c'è una duplice memoria che dobbiamo tenere presente. Una memoria rituale: prendiamo il pane e il vino, il sacerdote pronuncia le parole della consacrazione e quel pane e quel vino diventano il corpo e il sangue di Cristo. Questo la Chiesa fa da 2000 anni. C'è un'altra memoria però che spesso ci sfugge ed è quella che racconta il Vangelo di Giovanni al capitolo 13, quando narra di come Gesù nella cena
Ad un certo punto si alzò da tavola, si tolse il mantello, si mise una scivomano qui nella vita, prese un catino d'acqua e andò a lavare i piedi ai discepoli. Questo segno della lavanda dei piedi noi lo rivivremo quest'anno nel Triduo Pasquale, il Giovedì Santo, e io sarò lieto di venire qui quella sera a fare con voi questa, con quelli che potranno esserci, questa liturgia della lavanda dei piedi, perché quel giorno vorremmo aprire anche questa sede della Caritas. Perché sottolineo questo aspetto? Perché l'Eucaristia ha appunto una duplice memoria, non solo la memoria rituale, ma anche una memoria diaconale, perché dall'Eucaristia nasce la diaconia della carità. E per un prete, per me vescovo, la stessa passione con cui celebro l'Eucaristia mi consente di vivere l'esperienza della carità. Se celebro l'Eucaristia distratto, senza passione, oserei dire quasi senza fede, e l'Eucaristia vale ugualmente, io non sarò mai in grado di capire il mistero grande della carità né di esercitare il servizio della carità. Questo è il vero tradimento che io potrei perpetrare nei confronti dell'Eucaristia e della grazia dei sacramenti. Questo rivelerebbe che anch'io sono vittima della mentalità del mondo che pensa unicamente alle cose penultime, alle cose di questo mondo, ai beni di questo mondo, tutte realtà destinate a finire, dimenticando che l'unica cosa che rimane è il Signore ed è la mia comunione con Lui, la carità con la quale Lui ha costituito e ha ratificato con me un'alleanza. Domenica ci verrà incontro anche la seconda lettura della liturgia, che è tratta dalla lettera ai Filippesi, dove San Paolo osa dire una cosa che forse noi non possiamo dire. San Paolo dice ai cristiani di Filippi: fratelli, fatevi miei imitatori, imitate me. È piuttosto ardua questa affermazione, però lui lo può dire perché è diventato una cosa sola in Gesù Cristo. Lui dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Perciò imitate me. Perché? Perché dice: i tempi sono cattivi. I media hanno ripreso questa espressione dalle labbra del Papa: i tempi sono cattivi, i tempi sono tristi, i tempi sono infelici, anche se il Papa ha detto: i tempi sono tristi per me. Però dentro questa affermazione del Papa c'è tutta la preoccupazione di uno sguardo sul mondo, sulla realtà che circonda anche la Chiesa e sulla realtà della Chiesa stessa, di questa Chiesa santa, perché santificata dalla grazia di Dio, e peccatrice perché è costituita da noi, dalla nostra presenza, dalla grazia che è in noi e dal peccato che spesso è in noi. Allora l'Apostolo Paolo dice: i tempi sono cattivi perché molti si comportano da nemici della croce di Cristo. Molti dentro la Chiesa si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte sarà la perdizione. Perché? Perché il ventre è il loro Dio. Il possesso delle cose terrene è il loro Dio, il potere è il loro Dio, il prestigio è il loro Dio. Quelle tentazioni che abbiamo incontrato la volta scorsa con Gesù nel deserto sono tentazioni che abitano dentro la Chiesa, perché abitano dentro ciascuno di noi. A tutti noi San Paolo dirà: guardate, noi siamo cittadini del cielo. La nostra cittadinanza
e nei cieli. E dai cieli aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà questo nostro corpo misero, questo nostro corpo mortale, per conformarlo al suo corpo glorioso. Ecco come l'Apostolo Paolo legge questa narrazione della trasfigurazione di Gesù sul monte della trasfigurazione, sul monte Horeb. Veniamo al Vangelo, Gesù dunque sale sul monte e dice l'Evangelista Luca che mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto. È nel contesto della preghiera che il suo volto assume un aspetto nuovo, un aspetto glorioso, diventa sfolgorante e la sua veste diventa candida. Accanto a lui, che conversavano con lui, due uomini, Mosè ed Elia, cioè la legge e i profeti. Di che cosa parlano Mosè ed Elia con Gesù? Parlano del suo esodo, della sua uscita, del suo passaggio da questo mondo al Padre. Parlano di ciò che lo aspetta a Gerusalemme, la città che uccide i profeti, cioè parlano della croce. Gli apostoli che sono lì vedono questo spettacolo, questo fulgore, e Simon Pietro, che è il più istintivo, come al solito, dice: facciamo qui tre capanne, facciamo qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia, perché è troppo bello stare qui. Qui stiamo proprio bene. Questa è anche una tentazione sottile per noi cristiani. Ci sono dei momenti di grazia, dei momenti di gioia, e la tentazione è quella di fermare il tempo. E invece, come Gesù dirà ai suoi, è necessario scendere dal monte Tabor, è necessario andare incontro alla vita, e così accade. Quando scendono dal monte, e qui è il Vangelo di Marco che ci racconta questo episodio, si ritrovano con gli altri discepoli e tanta gente, molta gente, una grande folla intorno a loro. Cos'è successo? Stanno litigando, stanno discutendo con gli scribi e con i farisei. Perché? Perché c'è un uomo, un padre disperato. Disperato perché c'ha il figlio malato, il figlio epilettico, il figlio posseduto da un demonio muto, come dice il Vangelo. E Gesù chiede: di che cosa state parlando? Quest'uomo risponde non alla domanda di Gesù, ma a fretta di dire a Gesù perché è lì. Gli dice: ho portato da te mio figlio. Mio figlio ha uno spirito muto che lo tormenta, lo getta a terra e quando è a terra schiuma dalla bocca, gli grigna i denti, si irrigidisce. Ho chiesto ai tuoi discepoli di scacciare questo demonio, ma non ci sono riusciti. E qui Gesù perde la pazienza, se la prende con tutti, dice: generazione incredula, generazione perversa, fin quando dovrò avere pazienza con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Dice addirittura: portatelo da me. E gli portano il ragazzo. A quel punto Gesù chiede al padre: ma da quanto tempo gli accade? Il padre risponde: dall'infanzia, non dalla nascita, dall'infanzia. Quando cioè stava crescendo, stava maturando, ha cominciato ad avere questi fenomeni. Spesso anzi dice che lo ha gettato nel fuoco o nell'acqua per ucciderlo. Poi aggiunge: ma se tu puoi, abbi pietà di me, aiutaci. Qui Gesù sembra ancora più irritato, perché dice: come se tu puoi? Nulla è impossibile a Dio. Ah, nulla è impossibile a Dio.
Questa è una parola che ci invita ad alzare lo sguardo, Non è che non è per noi, è per noi. Chiunque di noi stasera è venuto qui, io sfido che ci sia uno che non ha una domanda, una sofferenza, un problema, un peso, una difficoltà. Chiunque di noi può e deve fare questa preghiera. Se tu puoi, aiutami. La risposta che il Signore ci dà è esattamente questa. Sappi che nulla è impossibile a Dio. Ma il bello viene dopo, perché qui c'è l'insegnamento più importante intorno alla preghiera per noi. Il padre del fanciullo, davanti a questa affermazione di Gesù, nulla è impossibile a Dio, tutto è possibile a Dio, cosa gli dice? Credo, professa la sua fede, credo, ma tu aiutami nella mia incredulità. Ecco la preghiera vera. Ecco la preghiera che io chiamo preghiera battesimale. Perché è quella preghiera che abbiamo fatto senza renderci conto, forse, all'inizio. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Cosa significa? Che noi siamo qui perché crediamo, però tu ci devi aiutare. Devi aiutarci nella nostra poca fede. Aiutami nella mia incredulità. È a quel punto che Gesù minaccia lo spirito muto, gli dice: spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi entrare più. E a quel punto il demonio, che sconquassa questo ragazzo, lo scuote fortemente e il fanciullo diventa come morto, sicché molti dicevano è morto. Ma Gesù lo prende per mano, lo fa alzare e il ragazzo sta in piedi. Così finisce la scena, poi con i discepoli entrano in una casa. E lì i discepoli fanno una domanda. Perché? Perché noi non siamo riusciti a scacciare questo demonio? Anche qui la risposta di Gesù è per noi. Questa specie di demoni non si può scacciare se non con la preghiera. Con la preghiera. Un altro codice aggiunge: con la preghiera e il digiuno, e questa aggiunta va bene per la nostra quaresima. Questa specie di demoni non si scaccia se non con la preghiera. Ecco perché bisogna inginocchiarsi, ecco perché bisogna avere il coraggio della verità davanti a Dio, dell'umiltà davanti a Lui che si è fatto nulla, a Lui che si è umiliato, a Lui che si è svuotato, perché possiamo sperare che la nostra preghiera attraversi tutti i muri che noi mettiamo tra noi e Dio. Perché la nostra preghiera spesso non arriva a Lui? Perché siamo noi che impediamo a questa preghiera di arrivare a Lui, già che non è fatta nella purezza dello Spirito. Non è fatta nella povertà vera, non è fatta nell'umiltà, ma è fatta nella pretesa, nell'arroganza. Torniamo al nostro Vangelo. Dunque i discepoli hanno visto la bellezza della trasfigurazione e si sono sentiti attratti, affascinati da questa scena. Hanno visto, ma non hanno capito. Hanno capito qualcosa di più scendendo dal monte e incontrando quella situazione di cui vi ho detto adesso. Perché è successo questo? Perché non è con la visione che si giunge alla fede, ma alla fede si giunge mediante l'ascolto. Questa è una parola che Israele ha sentito subito dopo la traversata del deserto, quando ha cominciato a riflettere sulla sua storia, ed è quello che vi chiederò stasera.
come esercizio, di cominciare a riflettere ciascuno sulla vostra storia. Molte persone che hanno fatto questo nella diocesi hanno trovato la radice della fede. E vedremo come, con quale metodo potremo fare questo. Per adesso ci basti di sapere questo, che se noi non entriamo nell'ascolto della parola di Dio, è vano ogni tentativo di entrare nell'esperienza della fede. Siamo molto religiosi, facciamo anche tanti sacrifici, vogliamo a tutti i costi, con la nostra volontà, essere cristiani, ma non ce la facciamo. Perché? Perché ci chiediamo una virtù umana che è la coerenza. E tutte le volte, forse esagero, ma tutte le volte che noi ci proponiamo di essere coerenti, è allora che sperimentiamo l'incoerenza. Cos'è che non funziona? Non funziona il fatto che noi non ci siamo dati la vita, noi non siamo nati da noi stessi. Noi non possiamo gestire la nostra vita a prescindere da Dio. Noi dobbiamo ritrovare le nostre radici in Lui. E per questo abbiamo bisogno di ascolto. A Israele Mosè ha dato una consegna nel momento in cui ha dato lo Shema, il fondamento, la fede. Quando questo testo dice: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, uno solo è il Signore. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai a casa tua, quando camminerai per la strada, quando ti coricherai, quando ti alzerai. È un po' esagerata questa cosa. Non c'è un momento in cui non devi ricordare: ascolta Israele, tu amerai. Mettete insieme queste due parole: ascolta, amerai. Qui sta il segreto di tutta la vita cristiana. Ascolta, amerai. Come si fa a giungere alla carità? Attraverso l'ascolto. Questo precetto che Mosè dà a Israele vale anche per noi. Noi siamo gli eredi di quella rivelazione. Anzi, per noi vale ancora di più. Però mi dite voi perché abbiamo smesso di parlare ai figli di questo, di Dio? Mi dite voi perché dentro le nostre case non c'è più spazio per ricordare i precetti di Dio? Mi dite voi se quando camminiamo per strada pensiamo a Lui? O se quando andiamo a letto ci affidiamo a Lui? O se il primo pensiero stamattina è stato rivolto a Lui? Anzi, domanda intrigante: qual è stato il primo pensiero stamattina appena vi siete svegliati? Chi c'ha la preoccupazione del lavoro? Chi c'ha la preoccupazione del marito? Chi c'ha la preoccupazione della moglie? Chi c'ha la preoccupazione della malattia? Chi ha la preoccupazione dei figli? Era forse la preoccupazione dominante che subito vi è venuta in mente. Non è così? Normalmente è così. Ma perché accade questo? Accade questo perché non siamo allenati all'ascolto. Vi dico come faccio io per non perdere la fede e per avere subito il mattino, appena mi sveglio, come primo pensiero Dio, ve lo dico? Io uso una strategia molto semplice. La sera, prima di addormentarmi, leggo il Vangelo della messa del giorno dopo. Oh, voi non ci crederete,
Ma quel Vangelo letto la sera prima di riposare, durante la notte matura, il mio inconscio lo accoglie, lo elabora. La mattina, come mi sveglio, me lo ripresenta. Non ci credete? Ma sì, io penso che ci crediate. Di che non abbiamo più ormai questa abitudine. Quando io mi domando chi mi ha dato la fede e rispondo immediatamente mio padre e mia madre, è perché nel momento in cui io sono cresciuto, io sono un figlio della guerra, sono nato nel 41, quindi potete immaginare come la situazione di allora non fosse molto semplice. Però guardate, adesso noi siamo nel corso della terza guerra mondiale, perché questa crisi economica, molti economisti l'hanno assimilata a una guerra mondiale. Non c'è molta differenza tra allora e oggi, però allora eravamo poveri ma contenti, felici. Mia madre, che ha aspettato per 4 anni il ritorno di mio padre dalla guerra, è riuscita a darmi speranza, a darmi gioia, a crescermi bene, a crescermi soprattutto nella fede. E io la fede l'ho presa da loro perché loro mi hanno parlato di Dio, loro mi hanno narrato Gesù Cristo. L'ho presa da loro perché con loro tutte le sere pregavamo insieme. Loro mi hanno insegnato a pregare. Poi certo il mio parroco e tutti coloro che hanno curato successivamente la mia formazione hanno accresciuto tutto questo, però io devo a loro la mia fede. Perché nelle nostre famiglie oggi non riusciamo più a fare questo? Non dico, forse voi tutte le sere pregate, ma tante famiglie cristiane in questa città o nella nostra diocesi. Perché, io lo dico spesso, i ladri sono entrati a casa nostra e ci hanno rubato tutto e noi non ci siamo accorti cosa ci hanno rubato. Ci hanno rubato il silenzio, innanzitutto. Nelle nostre case non c'è più un momento di silenzio. Ci hanno rubato il dialogo tra sposi, ci hanno rubato il dialogo tra genitori e figli, ci hanno rubato la preghiera e a questo punto non c'è rimasto più niente che possa alimentare la nostra fede. Ecco questa utopia che Mosè propone a Israele: ne parlerai ai tuoi figli, ne parlerai dentro casa tua, quando camminerai per strada, quando andrai a riposare, quando ti alzerai. E allora non possiamo pretendere di alimentare la nostra fede. Ma del resto anche Gesù ha parlato chiaro in questo senso. Quando è andato a Betania da Maria e Marta, Marta voleva fare un'accoglienza speciale per questo amico altrettanto speciale che era Gesù, e allora si è messa a cucinare, si è messa a preparare un sacco di cose, come è anche giusto fare, insomma. Maria invece, e Marta non gradisce molto questo atteggiamento, si è messa seduta ai piedi di Gesù e lo ascoltava. E Marta di là, che si arrabbiava, che montava nel cuore un po' di... tant'è vero che ad un certo punto non ce la fa più e va da Gesù e gli dice: ma insomma, possibile, non vedi che io sono sola a preparare, perché non dici a mia sorella di aiutarmi? La risposta di Gesù: Marta, Marta, tu ti preoccupi per troppe cose, di una sola cosa c'è bisogno, e Maria ha scelto la parte che non le sarà mai tolta, la parte dell'ascolto. Questa dimensione dell'ascolto della parola dobbiamo ritrovarla a tutti i costi. Comunque sia stressante la nostra vita, quantunque abbiamo da fare da mattina a sera, noi dobbiamo riservarci dei tempi per l'ascolto della parola.
E guardate, basta poco. Se noi ogni giorno dessimo 5 minuti, quei 5 minuti possono cambiare la nostra vita, se non altro perché ci fanno venire la voglia di ascoltare per 10, 15, 20, 30 e più minuti. Voi direte, ma il vescovo cosa fa? Che faccio io? Faccio come posso? Io ho una vita altrettanto stressante più o meno come la vostra. Però una cosa non me la tocca nessuno. La mattina alle 5 sono in piedi, perché quello è il momento in cui posso dedicarmi alla preghiera, all'ascolto della parola. Poi più tardi celebro insieme con quelli che sono con me, e allora vivo anche la liturgia delle ore e l'Eucarestia. Liturgia delle ore, che è la preghiera ufficiale della Chiesa, la preghiera liturgica della Chiesa, e l'Eucarestia, che è il culmine dei sacramenti. Però la preghiera personale, l'ascolto personale della parola, la lezione divina per coloro tra voi che la esercitano, è indispensabile. Mezz'ora, tre quarti d'ora almeno, bisogna trovarlo tutti i giorni. Allora è possibile vivere la fede, allora è possibile gustare la fede, allora è possibile vivere in comunione con Dio. D'altra parte, l'imperativo con il quale si chiude il Vangelo è per noi, perché dice Luca: dalla nube uscì una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo, ascoltatelo. La luce esteriore, quella luce che hanno visto Pietro, Giovanni e Giacomo, diventa luce interiore mediante l'ascolto, se no passa come passano le immagini nello schermo. È necessario l'ascolto per fermare l'immagine, per fermare l'incontro con il Signore. Bisogna prendersi un po' di tempo. Questo tempo di Quaresima, fra l'altro, è un tempo favorevole per noi. Prendersi tempo, sfrondare altre cose non necessarie, non vitali. Prendersi tempo per ripartire, per rimettere Gesù al centro della nostra vita, per riposarsi in Dio, per riposare. Riposare in Dio mettendosi in silenzio davanti a Lui, ascoltando, contemplando, come faceva quel contadino ad Ars, e il santo curato d'Ars gli chiede: ma tu che fai? Vedo che non preghi, che non fai niente quando stai qui. E lui dice: io guardo lui e lui guarda me. La contemplazione è questo. È la contemplazione tra due innamorati, due ragazzi che si vogliono bene. Si diranno 100.000 volte al giorno: ti voglio bene, ti amo. Però molte volte, se stanno in silenzio e si guardano negli occhi, forse vivono l'aspetto più intenso di questa comunione, di questa attrazione vicendevole. Tanto più con Dio è così. Guardate, è possibile vederlo passando attraverso l'ascolto. Non mi dite che ho le visioni, ma è così, ve l'assicuro. L'ascolto della parola di Dio ci consente di vederlo non con gli occhi del corpo, ma con gli occhi della fede. E per entrare nell'esperienza della carità è necessario vedere Dio, perché se non vediamo Dio non riusciremo mai a capire quant'è importante la presenza di un povero, di un diseredato, di un escluso dalla nostra società. È impossibile capire l'uomo se non si capisce Dio. È impossibile vedere l'uomo se non si vede Dio. È impossibile soprattutto vedere l'uomo con lo sguardo di Dio. Ma qui non mi riferisco solo ai poveri. Mi riferisco per esempio anche
agli sposi, a quelli di voi che sono sposati, come fate a vedere nella vostra sposa o nel vostro sposo Dio, la presenza di Dio, la presenza fisica di Dio, se non con lo sguardo di Dio? Ma lo sguardo di Dio è possibile averlo solo dopo aver imparato da Dio, mettendosi in ascolto. Questo non è un ragionamento che funziona in termini umani. Bisogna fidarsi, bisogna dire, beh, forse è così, ci voglio provare. Voglio dedicare tempo all'ascolto, leggere e rileggere, anche pochi versetti del Vangelo, leggere e rileggere, perché se c'è un errore che spesso facciamo è questo, di leggere un testo e dire ho capito, questo lo so già, me lo ricordo. Quante volte avete ascoltato, per dire, il Vangelo di domenica prossima della Trasfigurazione? Ebbene, guardate, ogni volta che ci mettiamo davanti allo stesso testo c'è sempre una novità, la parola di Dio è sempre nuova. Perché? Perché Dio ci parla in rapporto a ciò che stiamo vivendo in questo momento, in rapporto a questo momento della nostra storia personale e comunitaria. Questo significa per noi sperimentare anche la trasfigurazione. Diversamente, noi cristiani siamo costretti ad ascoltare il mondo e il mondo ci sfigura. Una cosa è essere sfigurati dal mondo e una cosa è essere trasfigurati dal Signore. Queste due cose vanno di pari passo. O c'è l'una o l'altra, o si esclude l'una o si esclude l'altra. Non si può appartenere a Dio e al mondo, a Dio e a Mammona. E a questo punto possiamo andare al cuore, se volete, dell'utopia che cerchiamo di perseguire in questi esercizi. Cercare di capire che senso ha per me la croce di Cristo, il sacrificio di Cristo. Che cosa vuol dire per me che Lui ha allargato le braccia sulla croce e mi ha indicato quella via, quella strada? Significa questo: nel momento in cui Dio in Gesù Cristo ha abbandonato la gloria della divinità e ha assunto la nostra condizione umana, si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce, in quel momento Dio ci ha aperto la strada per il dono totale di sé. Dio si è donato totalmente a noi. Lo dice la lettera agli Ebrei, che Dio ha cercato in mille modi di parlare al suo popolo, attraverso i profeti, i patriarchi, attraverso la storia che gli ha fatto vivere. Alla fine si è deciso a parlare a noi per mezzo del Figlio. La parola definitiva del Padre è il Figlio, è il Verbo che si è fatto carne. Ma il linguaggio di Dio che si è fatto carne è questo. La vita consiste nel perdere, nel perdersi, nel trascendersi, nell'andare al di là di sé, nel fare dono di sé. L'esistenza è una pro-esistenza, è una esistenza a favore di. L'esistenza è un dono, il senso della vita è il farsi dono. Che cos'è l'amore se non esattamente questo? Quelli di voi che si sono sposati qualche anno fa, quando hanno recitato la formula del consenso, hanno detto: io, Giovanni, prendo te, Giovanna, come mia sposa, io, Giovanna, prendo te, Giovanna, prendo. Questa formula è rimasta anche nel nuovo rito, ma adesso il nuovo rito ha altre formule che i fidanzati e i giovani sposi attuali preferiscono, che in sostanza dicono: io mi affido a te, anzi di più,
io mi consegno a te, mia sposa, io mi consegno a te, mio sposo. Questa è la proesistenza, questo è il farsi dono. E qui la gioia è piena. Se questo è l'amore tra un uomo e una donna, questo è l'amore che viene da Dio. E questo è un amore indistruttibile, questo è un amore indissolubile, questo è un amore che nessuno di noi lascerebbe mai quando lo ha percepito, lo ha gustato. Però questo amore esige di passare attraverso la croce, esige il dono di sé, il dono totale di sé. Questo è il modo che Dio ha trovato per trasfigurare il male nel bene, per trasformare il male nel bene. E qui mi piacerebbe rileggere con voi una pagina della enciclica Caritas in Veritate del nostro Papa Benedetto XVI, quando lui afferma che l'uomo come tale, l'essere umano, è fatto per il dono. E il dono lo aiuta a capire che è più grande di sé, che trascende persino se stesso, che la dignità dell'uomo non si ferma al fatto di essere uomo, ma piuttosto lo conduce al ricordo di essere creato a immagine di Dio e a diventare Dio. La ragione per cui Dio si è fatto uomo, lo dice la Scrittura, è perché noi potessimo diventare Dio, potessimo diventare come Lui. E quando San Paolo scriveva ai santi delle varie chiese, scriveva ai cristiani. E io sono convinto che qui tra noi ci sono tanti santi, che forse tutti noi, anzi, senza forse, tutti noi siamo santi, perché santificati, perché Dio abita in noi, perché se non siamo noi ad allontanarlo, Lui ha messo la sua dimora in noi. Questo mistero ci consente l'utopia del farci dono, che è l'utopia dell'amore. Certo, dobbiamo stare attenti, direbbe il Papa, a non dimenticare che c'è un peccato all'origine, c'è il peccato originale, che è sempre in agguato. Ricordate qual è la prima parola di Dio nella Genesi? La primissima domanda che Dio fa all'uomo: dove sei? Dove sei? Questa è la domanda che fa ad Adamo dopo che Adamo ha commesso il peccato e si è nascosto. Dio lo cerca, perché Dio ci sta cercando sul serio, ci sta inseguendo. Stasera ci vede qui ed è pure contento, perché dice: però, ma in realtà appena usciamo di qui Lui viene con noi. Oh, state attenti, perché lì fuori c'è anche l'avversario, c'è il diavolo. Io non so se questa è anche un'esperienza che anche noi viviamo. Magari partecipiamo all'Eucaristia con tanta devozione, ci mettiamo con impegno ad ascoltare e viviamo bene il momento dell'Eucaristia. Quando Don Giancarlo dice alla fine: la messa è finita, andate in pace, usciamo, e lì fuori cominciamo a chiacchierare, a dire male di quello, di quell'altro, a fare apprezzamenti, non è così, può capitare, insomma, va bene. Perché? Perché le conseguenze del peccato di origine abitano in noi, ed è per questo che quella domanda che Dio fa in origine ad Adamo la fa ciascuno di noi: dove sei? Adamo risponde alla fine, dice: mi sono nascosto perché sono nudo, sono scoperto davanti a te. Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? E lì si racconta del peccato di origine. Vedete, la Chiesa oggi è particolarmente
preoccupata e appassionata su alcuni temi, per esempio il tema della trasmissione della fede di generazione in generazione. Perché si è interrotta questa narrazione della fede? Perché si è interrotta a questo punto anche il tema dell'educazione. Il tema dell'educazione delle nuove generazioni, fra l'altro, va oltre il tema della fede, perché si sente dire in giro che la famiglia non è più capace di educare, che la scuola non è più capace di educare. Chi è che educa allora? I mezzi di comunicazione, internet, quelli che si nascondono dietro certi blog o cose simili. Questi temi dell'educazione, della politica, dell'azione sociale, soprattutto nei confronti della famiglia, dei poveri, questi sono temi importanti oggi. Il peccato si manifesta in queste cose. Se non altro, un peccato che non confessiamo mai. Però alla fine di questi esercizi faremo la celebrazione penitenziale e lì confesseremo anche questo peccato, perché noi sappiamo dal catechismo che i peccati si fanno in pensieri, parole e opere e omissioni. Il peccato di omissione non lo confessa nessuno. Perché? Perché il peccato di omissione riguarda, guarda caso, la carità, riguarda l'amore. Le omissioni che noi facciamo riguardano l'amore. Siamo molto stretti quando dobbiamo dare un po' di amore. Ne diamo poco poco e ne pretendiamo tanto magari. E magari puntiamo il dito perché mio marito o mia moglie o i miei figli non mi amano. Ecco dove il peccato di origine si manifesta. Oggi si manifesta in modo particolare nei temi dell'economia. Io credo che stasera finalmente finisce la campagna elettorale. Non ne possiamo più. Ma se ci fate caso, l'unico tema di cui si parla cos'è? L'economia, i soldi. L'unica cosa di cui si parla. Perché? Perché i nostri politici, e anche il diavolo, il demonio, lo sanno che è quello che ci interessa. Ci hanno presi in giro dicendoci la verità. Ci hanno detto la verità. Non possiamo dire che non sia così. Però guardate che è pesante questa cosa. Che questa cosa penultimissima, alla fine che è l'economia, perché l'altro giorno sono venute a me delle persone che hanno un problema di testamento, di eredità. E io non sapevo che fare, perché erano arrabbiatissimi e volevano da me una soluzione. Io gli ho detto, sentite, se voi calmate un momento, io ci provo anche a dirvi quello che vi direbbe Gesù. Perché anche da Gesù un giorno si è presentato uno per dirgli, mio padre è morto, mio fratello si è preso tutta l'eredità, per favore, di a mio fratello che divida con me l'eredità. La risposta di Gesù la conoscete, quindi neanche ve la dico. Perché? Perché Gesù in un certo senso disprezza quel problema che invece è anche un problema umano e forse una qualche soluzione si poteva tentare. La ragione è profonda, perché la tua vita non dipende da questo. E Gesù racconta una parabola. Un uomo aveva avuto un grande raccolto, tanto grande che non ci stava nei granai che aveva già allestito. Allora ha fatto costruire altri granai, ha messo dentro tutto quello che aveva raccolto e poi ha detto, anima mia, tranquilla, goditi la vita,
una voce gli dice: stolto, questa notte morirai, e quello che avrai accumulato di chi è? Di chi sarà? È triste, è cattivo il Vangelo quando ci si mette. Qualche cattiveria Gesù l'ha detta, perché qualche piccola vendetta, qualche sassolino dalle scarpe si era voluto togliere. E di questo dobbiamo ringraziarlo. Ecco, non... L'economia di oggi certamente non accetta intrusioni di carattere etico, di carattere morale. Ogni tanto questa parola etico, morale viene fuori, ma non c'è l'ethos di Dio dietro questa parola etico. C'è l'etica di ciò che mi conviene, forse anche l'etica di ciò che conviene a tutti, però con uno sguardo a questo mondo, non a ciò che realizzerà in pienezza la nostra vita. Bisogna tornare a una speranza nuova. Una delle encicliche che il Papa ci ha lasciato è l'enciclica Spe Salvi. Allora, la speranza cristiana deve tornare anche dentro l'economia, e la via perché ci possa tornare è la condivisione di quel poco che abbiamo. Perché laddove c'è condivisione è possibile far crescere la speranza. Questa città lo ha dimostrato e lo sta dimostrando recentemente proprio attraverso l'azione della Caritas. È rinata davvero una speranza. Ve lo dico per aver potuto toccare con mano e parlare con alcuni che hanno ricevuto il dono di una parola. Hanno ricevuto non soltanto un pane, un pasto, hanno ricevuto un'accoglienza, un sorriso, un Vangelo, una buona notizia. Hanno visto che qualcuno di voi si è fermato a parlare con loro, per stare con loro, che non aveva fretta, o anche se avesse avuto fretta, ha fermato il suo cammino, è sceso da cavallo, si è chinato e ha sollevato, come ha fatto il buon samaritano, che ha fatto esattamente questo. Per certi aspetti è davvero triste che sappiamo basta così poco per ridare speranza e non la diamo. È necessario fermarsi, è necessario ascoltare. E qui il segreto è proprio questo: chi è in ascolto della parola di Dio è capace di mettersi anche in ascolto della parola dell'uomo, in ascolto dell'uomo, in ascolto del fratello. Ma chi non ascolta Dio non saprà mai ascoltare il fratello, o se lo ascolterà lo farà per interesse personale, peggio che se non lo ascoltasse. Allora farsi dono nella carità. Qual è la misura del farsi dono? È una misura smisurata, che ci piaccia o non ci piaccia. Il Vangelo lo dice con un'immagine, il Vangelo di Luca, fra l'altro, ha proprio questo percorso. Luca mette sulla bocca di Gesù questa parola: date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma, traboccante. Cosa vuol dire questo? Come si misurava il grano al tempo di Gesù? Con dei contenitori. Allora, un contenitore grande. Ci mettete il grano e poi lo pigiate. Poi, dopo averlo pigiato, ce ne mettete ancora, fate la montagnola, non so come dire. E poi lo scuotete un po' e va giù ancora, e ce ne entra ancora. Cioè, una misura senza misura. Perché se fosse una misura equa, giusta,
basterebbe prendere il contenitore, metterci la roba e poi fare come fanno i commercianti, no? Cioè ti... No, deve uscire fuori. La misura deve essere smisurata, senza misura. Perché? Perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, con la stessa misura. Dio ci tratta così come noi trattiamo i fratelli. E allora sembra dire il Vangelo, fatevi furbi. Oltretutto, nessuno di noi, credo, si è mai pentito di essere stato generoso. Qui si tratta di rileggere anche i comandamenti e li rileggeremo dalla prossima volta mediante le opere di misericordia, ma i comandamenti sono espressi in forma negativa per il contesto nel quale Dio dà le 10 parole al suo popolo. Però il non uccidere significa dà la vita. Il non rubare significa dà quello che puoi, diventa generoso, espropriati di ciò che non ti serve, di ciò che non ti è necessario, non accumulare anche se puoi. Non è vero quello che dice il mondo, che se anche li hai guadagnati onestamente sono tuoi. Non sono tuoi, sono di chi ne ha bisogno oltre te, sono tuoi perché tu ne possa fare dono. Oppure, non so, non dire falsa testimonianza. Significa di la verità, entra nella verità. Allora, terminiamo qui la nostra meditazione. Proviamo a entrare un po' nel silenzio, lasciamoci guidare da questa parola e soprattutto chiediamo durante il cammino di questa settimana di non allontanarci dal pensiero di Dio. Dopo vi dirò come fare, quando vi darò indicazioni circa l'esercizio da fare a casa.
Li ha chiamati e portati sul monte, Gesù, perché siano coperti dalla nube di Dio, perché intravedano la predilezione generata dall'amore. Vorrebbero fermarsi per sempre in quel luogo, ma quello per te è solo un passaggio. Ti attende Gerusalemme, dove deve compiersi il disegno del Padre. C'è un esodo davanti a te, un passaggio doloroso e difficile, una prova terribile ti attende. E tu non ti volti indietro, sei deciso ad andare fino in fondo. Pietro, Giacomo e Giovanni dovranno ricordarsi quando sembrerà che il Padre stesso ti abbia abbandonato, quando il fallimento, apparente ma evidente, li porterà a dubitare e ad avere paura. Allora dovranno ricordarsi di quanto hanno visto e inteso sul monte. Allora sarà la tua parola a guidarli e a portare luce. Sì, tu sei il Figlio di Dio, l'eletto, colui che sta per fare della sua vita un dono solo per amore. Un'offerta totale, completa, senza riserve, una oblazione che non trattiene nulla per sé. Noi ti rendiamo grazie e ti benediciamo, o Signore. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Abramo, nostro padre nella fede, prega per noi. Giovanni Battista, amico dello sposo, prega per noi. Maria Vergine e Madre di Dio, prega per noi. Pietro, roccia della Chiesa, prega per noi. Santi apostoli che avete udito e visto il Verbo trasfigurato, pregate per noi. Santi evangelisti che ci avete trasmesso l'Evangelo, pregate per noi. Santi discepoli che avete seguito Cristo nella carità, pregate per noi. Stefano, diacono della carità, primo dei martiri, prega per noi. Lorenzo, diacono, perfetto nella carità e nel martirio, prega per noi. Voi tutti, martiri che avete vinto il mondo con l'amore, pregate per noi. Sante vergine e monaci, testimoni di un amore pieno e nuovo, pregate per noi. Santi genitori che avete trasmesso la fede ai figli, pregate per noi. Piccoli e poveri che avete sperato solo nel Signore, pregate per noi. Prima della passione, Pietro, Giacomo e Giovanni hanno avuto il dono di contemplare la gloria del Signore Gesù per confermare negli altri discepoli la fede che introduce alla conoscenza della carità e trasforma ogni dimensione del vivere. Diciamo insieme: manifesta il tuo volto, Signore. Per la Chiesa, popolo di Dio, si lasci sempre illuminare dal Signore per essere luce e testimonianza di carità tra le nazioni, preghiamo. Per i genitori e per i nonni, sentono la gioiosa missione, nutrita dall'amore, di trasmettere la fede ai figli e ai nipoti, quale prezioso aiuto per la vita, preghiamo. Manifesta il tuo volto, Signore. Per quanti sono nella prova o sono perseguitati per la fede, la memoria della tua Pasqua li rassereni e li fortifichi, preghiamo. Manifesta il tuo volto, Signore. Per chi vive accanto ai malati, anziani e bambini, credono veramente che l'amore è più forte del male e facciano dono di sé nel servizio quotidiano, preghiamo. Manifesta il tuo volto, Signore. Per noi, l'attiva partecipazione alle proposte della Quaresima favorisca la nostra conversione e renda ricca e trasparente la testimonianza della carità. Preghiamo.
Manifesta il tuo volto, oh Signore. Il tuo volto luminoso e rassicurante ci accompagni ogni giorno della nostra vita, specialmente nei momenti di difficoltà, perché non perdiamo la speranza e non venga meno il nostro impegno per un mondo secondo il tuo cuore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ecco, avete qui un testo del Deuteronomio, al capitolo 8, versetti 1-6, perché l'esercizio da fare questa settimana è quello che molti di voi già hanno imparato a fare, del fare memoria della propria vita, con tre momenti che sono segnati con quelle tre parole in grassetto corsivo. La prima parola è ricordati. Ricordati di tutto il cammino che il Signore Dio tuo ti ha fatto fare nel deserto, questa parola è rivolta a Israele, per 40 anni, per sapere che cosa vivi nel cuore. Dio vuol sapere che cosa avete nel cuore. Questo è possibile scoprirlo facendo memoria, ricordando. E oggi se uno cerca lavoro cosa fa? Presenta il curriculum? Sì o no? Sì. Allora, voi presentate il curriculum, da presentare a Dio però, non al datore di lavoro, al datore di vita. E quindi bisogna ricordare il più possibile, fin da quando eravamo bambini, ciò che Dio ha operato per sapere cosa avevamo nel cuore. E dove sono le tracce che Dio ha lasciato nella nostra vita? E ce ne sono tante. Si rimane stupiti quando si riesce finalmente a rintracciarle. Il secondo movimento è: riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge un figlio, così il Signore Dio tuo corregge te. Gli avvenimenti che noi abbiamo vissuto fino a oggi, spesso spiacevoli, di sofferenza, sono momenti in cui Dio ci dice: no, qui devi cambiare direzione, non è quella la strada giusta, è quest'altra. Noi non lo capiamo, lo capiremo dopo. Forse nella nostra vita tanti episodi raccontano proprio questo, che Dio ci ha salvato, ci ha mantenuto la fede, per esempio, aiutandoci attraverso una prova. L'ultima, la terza parola è: osserva i comandi del Signore tuo Dio, camminando nelle sue vie e temendolo. Questo osserva i comandi, tradotto più letteralmente, è custodisci le parole. Quindi dovete cercare dentro di voi una parola del Vangelo che in questo momento orienta la vostra vita, una parola da custodire, da tenere davanti agli occhi, come facevano gli ebrei con la parola di Dio, con lo Shema. E il mio consiglio è di scrivere. Se uno si mette lì a pensare, il pensiero se ne va. Mettete nero su bianco, vedrete quanta ricchezza c'è di grazia nella vostra storia, scrivendo la vostra storia. Non vi vergognate, fatelo senza farvi vedere da nessun altro, e così. In questo modo credo che potrete capire come si può riconoscere Dio nella nostra vita e professare la fede in Lui. Però su quello entreremo più avanti. Per adesso fate soltanto il racconto della vostra storia, presentate il curriculum davanti a Dio. Preghiamo come il Signore ci ha insegnato. Cantiamo insieme il Padre nostro. Volontà, come in
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che ha fatto. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Prima del canto finale, gli operatori del sito della Diocesi ci comunicano che i quaresimali verranno trasmessi anche su ETV, canale 112, domenica alle ore 21, oppure su TV Centro Marche, canale 10, mercoledì alle ore 21:10. Facciamo insieme il canto conclusivo. La celebrazione è terminata, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buonanotte, buona settimana e a venerdì prossimo.